Scheroni. Mira San Siro nell'Inter, squalificato Di Biagio, gioca Moriero, debutta Jugovic, Ronaldo e Vieri davanti, Milan con Ambrosini e Gattuso in mezzo, Giunti trequartista, niente tridente. Weah e Birov di punta, in panchina Shevchenko, Leonardo e Albertini. Dirige Borriello, il campo è pesante. Ronaldo fa vedere subito di essere in serata, controlla, si gira, sinistro alto di poco. E il Milan però, che è particolarmente pericoloso, già all'ottavo minuto, errore di Dabò che perde palla, Weah triangola con Giunti, Weah solo davanti a Peruzzi che gli chiude lo specchio della porta. Attacca sulla destra l'Inter con Moriero, grande aggancio da parte di Ronaldo, due su di lui, riesce a mettere in mezzo e Abbiati in qualche maniera sventa con l'aiuto dei compagni. Ancora grande combinazione, Ronaldo, Vieri, Ronaldo in area, su di lui Sala, contatto, area di rigore e quindi calcio di rigore comandato da Borriello. Trasforma lo stesso Ronaldo, 1-0 per l'Inter al 18esimo, esulta Lippi. E Ronaldo in effetti dimostra di essere in serata di vena, ma al 30esimo c'è un episodio particolare. Ayala e Ronaldo, che si erano già beccati, alza il braccio Ronaldo, l'arbitro Borriello va dal suo collaboratore che gli fa cenno di una gomitata di Ronaldo, cartellino rosso, espulso Ronaldo, Inter in 10. Episodio naturalmente importantissimo, Lippi corre ai ripari, Domorò in campo, grande nervosismo, vedete anche nelle file dell'Inter, si mandano a quel paese Maldini e Ambrosini, poi il Milan ancora in avanti con Weah, esce Ambrosini, al suo posto entra Albertini. Il primo tempo finisce con l'Inter in vantaggio per un gol a zero. In avvio di ripresa, bravissimo Vieri, isolato in avanti, attende rinforzi, arriva Gheorghiu, spalla ancora per Vieri, esterno sinistro, fondo campo di pochissimi. Ma naturalmente il Milan che attacca sia pure senza troppa lucidità. Qui una grande opportunità per Birov che da due passi spreca. Ci sono perplessità anche in tribuna. Di Guli, questo traversone, contatto tra Peruzzi e Giunti che resta infortunato. Coraggio di Lippi, manda in campo la seconda punta, Boban crede di dover uscire Gattuso ma Giunti è infortunato, quindi Boban al posto di Gattuso. Si fa vedere finalmente Serginho sulla sinistra, il suo traversone, con grande difficoltà ribatte la retroguardia dell'Inter, bravissimo comunque Gheorghiu. Esce Birov in serata opaca, entra Shevchenko e quanto i tifosi del Milan volevano, Shevchenko subito in evidenza, la sua combinazione con Serginho, il tocco al mezzo, arriva Weah, poi alza però sulla traversa. Il Milan gioca senza troppa lucidità ma naturalmente mantiene costantemente l'iniziativa alla ricerca del pareggio sfruttando anche la superiorità numerica. Qui il colpo di testa di Shevchenko, traversa, mischia in area, rimpalli clamorosi e Shevchenko mette dentro il gol del 1-1. L'esultanza di Shevchenko, rivediamo, vedete sul tentativo di Sala, ribatte Blank, carambola fortuita con Shevchenko e 1-1. Ancora il Milan in avanti e Shevchenko si fa vedere anche nei colpi di testa. L'Inter però non sta a guardare, viene lanciato perfettamente da Blank, Vieri, fila sulla destra, alza la testa, sfiora Abbiati, arriva Zamorano ma mette fuori, messo fuori tempo anche dall'intervento del portiere. Partita non bella ma molto molto intensa. Ancora serie di batti e ribatti, opportunità per Weah, il guardalinea aveva alzato la bandierina, se ne accorge in ritardo Borriello. Ancora un rilancio di Gheorghiu, tenta di andare via Vieri, contatto con Ayala, fallo di Ayala, giudicato da ultimo uomo, chiede l'espulsione Vieri ed espulsione c'è, situazione numerica ristabilita, parità 10 per parte, Coe da poco entrato, gran lancio per Vieri, bello il controllo, tocco d'esterno, palla sul fondo. Si va verso la fine della partita, si pensa al risultato di parità ma al 45esimo bomba dalla bandierina, colpo di testa di Weah, non ci arriva Gheorghiu e il gol del 2-1 per il Milan. Vedete il gesto di rabbia di Gheorghiu, tra i migliori l'esultanza di Weah, rivediamo il colpo di testa di Weah, Gheorghiu che non ci arriva, vince il Milan 2-1. A voi la linea.